Alle Olimpiadi 8 atleti con discipline di vero spessore. Lo sport quindi dimostra che non è soltanto fatto di Formula 1, di basket e di calcio. Lei che cosa ne pensa? Ma lo sport è fatto di tutte le attività, di tutte le discipline, ecco, molte delle quali sono un po' disattese nel quadriennio. Ogni Olimpiade passa di quadriennio in quadriennio. Noi cominciamo a ricordarci che c'è la scherma, che c'è il tiravolo, che c'è il judo, che ci sono tutti questi sport minori 2 o 3 mesi prima delle Olimpiadi e magari 15-20 giorni dopo se conquistiamo una medaglia. Poi le notizie degli sport olimpici diventano piccoli trafiletti sui giornali, dove c'è il calcio che ovviamente ha la maggiore audience, e poi ci sono la Formula 1, motociclismo, il basket, fortunatamente la pallavolo che è cresciuta, il tennis, lo sci e tanti altri sport maggiori che magari tolgono spazio a questi sport cosiddetti minori, ma che però portano all'Italia le medaglie. Non dimentichiamo che nel ranking mondiale l'Italia è tra le prime 10 nazioni per quanto riguarda i risultati. Per esempio, in tutta la sommatoria dei mondiali che si sono svolti dopo Pechino, cioè in questi 4 anni tra Pechino e Londra, l'Italia si trova al 9° posto, a un passo da Australia e Francia che la precedono di una medaglia e mezzo. Quindi se avesse conquistato un mondiale un'altra medaglia sarebbe al 7° posto. Questo vale anche per le Olimpiadi, dove non esistono classifiche ufficiali, come sapete, ma le classifiche le fanno i giornali, ovviamente, e ci sono perché fanno notizie. Allora, dopo i grandi colossi della Cina, Stati Uniti d'America, Russia e altre nazioni che sono tradizionalmente Giappone, altre nazioni tipo Australia, eccetera, viene l'Italia, insomma. Gli sport minori, ci sono delle discipline in terra di lavoro praticate che ancora non conosciamo? Sì, come no, ce ne sono tantissime. Faccio un esempio per tutti. A Caserta c'è una squadra di softball, che è il baseball per le ragazze, che è campione d'Italia e vice campione europeo, campione d'Italia da tre anni, la DES Caserta, e che gioca sul campo di San Clemente, che è uno degli impianti più organizzati d'Italia. Il baseball e il softball sono 2 stadi ed è sicuramente questo uno sport poco conosciuto, ma che dà degli eccezionali risultati. Quindi questo, per esempio, è sicuramente una cosa che va evidenziata, ma ci sono tantissimi altri sport minori che ci danno delle grandi soddisfazioni. La pallavolo non è uno sport minore, ma tanto per stare nel campo femminile, visto che abbiamo parlato del softball, quest'anno ben 3 squadre casertane, tutte femminili, sono state promosse in serie B1 di pallavolo, e cioè la Volalto Caserta, Gricignano Volley e Aversa. Noi l'anno prossimo avremo 3 squadre in serie B1, che è l'anticamera della serie A. Quindi è un grande risultato che esalta anche questa presenza femminile, che in provincia di Caserta è significativa, perché abbiamo il softball, abbiamo la pallavolo, abbiamo la pallanuoto di Volturno di Santa Maria Capovetere, c'è una squadra di pallamano ad Orta di Atella femminile, dove addirittura ha giocato la moglie di Amsic, giocatore del Napoli. Lei era una giocatrice cecoslovacca di pallamano, è venuta a giocare con la squadra di Orta di Atella. C'è una squadra di calcio femminile a San Felice a Cancello, a Rienzo San Felice a Cancello, che è stata promossa in Serie A2. Quindi, solo per parlare per pari opportunità dello sport femminile, noi abbiamo un grande movimento a livello femminile che, insomma, ci dà soddisfazione. Il suo sport preferito? Ma io non è che abbia degli sport, posso dire qual è lo sport di mia estrazione, che è la pallacanestro. E io seguo la pallacanestro, la mia squadra del cuore è la Juve Caserta, che seguiamo da tantissimi anni. Però ovviamente nel mio cuore e nella mia attenzione ci sono tutti gli sport come presidente del CONI, perché dovunque sono presente in qualsiasi manifestazione che ha un senso sportivo, un senso agonistico, io sono presente con grande piacere, perché lo sport dà anche alla provincia di Caserta un'immagine positiva, quella di cui c'è tanto bisogno.
Lo sport quanto è importante oggi? Oggi soprattutto che i giovani sono attratti dal giocare facile, dal giocare elettronico e sono spesso rinchiusi nei centri scommesse. Sì, lo sport praticato è veramente la salvaguardia per tantissimi giovani che trovano attraverso l'impegno sportivo un impegno civile, un impegno sano, un impegno fisico, un momento di aggregazione con altri giovani e anche per i genitori è sicuramente una garanzia. I centri sportivi vanno potenziati, vanno aiutati, gli impianti sportivi vanno dati a chi merita, a chi è un educatore sano che può dare educazione ai ragazzi, alle società sportive, agli enti di promozione che fanno parte del mondo del CONI. Ecco, gli enti locali dovrebbero sentire questo suggerimento da parte del mondo dello sport. Dateci spazio, noi vi diamo dei giovani più preparati, più civili e anche cittadini migliori, perché non dimentichiamo, nello sport i giovani imparano una regola, imparano un ordine, cioè i ragazzi che fanno l'attività sportiva sanno che devono rispettare delle regole durante le partite, altrimenti sono puniti. Lo sport dà un senso anche di organizzazione. Io vorrei ricordare solo una cosa. Qual è il mondo nel nostro difficile contesto in cui la domenica tutte le partite alle 14.30 precisi iniziano migliaia di partite di calcio, oppure alle 18.15 iniziano migliaia di partite di pallacanestro o di altre cose, tutte precise, con un arbitro, alla fine c'è anche chi giudica se ci sono state delle cose negative e dopo tre giorni li punisce, li squalifica. Qual è il mondo in Italia che ha questo tipo di organizzazione? Sì, ci sono anche delle cose negative, questo lo dobbiamo dire, abbiamo fatto cenno alle scommesse eccetera eccetera, però devo dire che le scommesse sono anche scommesse autorizzate, perché non ci dimentichiamo che il maggior detentore del banco in Italia è lo Stato, perché le scommesse fanno capo all'azienda delle scommesse, che è uno degli introiti maggiori per lo Stato, quindi diciamo scommesse regolari, poi sono le scommesse irregolari, ma questo fanno parte di quell'area grigia, di quell'area nera che sta in tutti i settori e va colpita. Quando noi leggiamo che la finanza, i carabinieri, la polizia colpiscono queste cose, noi diciamo è un modo per togliere il marcio, lo sporco che esiste ai margini dello sport. Esiste ai margini dello sport perché lo sport non è un'isola felice, lo sport è una parte della nostra società e quindi se c'è violenza nella società c'è violenza anche nello sport. Se ci sono le scommesse illegali nello sport vuol dire che c'è illegalità anche nella società. Allora, se noi riusciamo a diminuire quest'area di illegalità, noi facciamo un servizio non solo allo sport ma anche alla società civile. Facendo un gioco di parole, l'Italia ha bisogno di scommettere su giovani sportivi. Siamo reduci anche dagli europei, l'Italia si è piazzata bene, però il risultato non c'è stato. L'Italia non deve investire di più sui giovani e quindi non ricorrere ad atleti e giocatori stranieri per fare la propria squadra? Beh, io non direi di definire stranieri i giocatori che nelle squadre nazionali magari hanno un diverso colore della pelle, perché oggi con la multinazionalità che c'è, con le immigrazioni, il mondo è diventato globale, voglio dire. Noi abbiamo atleti come Balotelli, tanto per fare un esempio chiaro, nel calcio, che è italiano a tutti gli effetti. Abbiamo decine e decine di immigrati che sono nati in Italia e che sono oramai in Italia da 30 anni, i loro genitori e loro sono nati in Italia, secondo me sono italiani a tutti gli effetti, c'è tutta oggi una legislazione che avvicina questo discorso e questo varrà in Italia sempre più come è valso nelle altre nazioni, perché non ci dimentichiamo che in Francia, in Inghilterra, anche in Olanda, ma addirittura in paesi come la Svezia e la Norvegia, noi vediamo gareggiare degli atleti che sono immigrati da tanti anni e che hanno acquisito la nazionalità con pieno merito, perché lavorano
hanno studiato in quei paesi e possono tranquillamente, ecco, io ho visto per esempio atleti, all'ultimo europeo di atletica c'erano degli atleti norvegesi o finlandesi o svedesi di colore in paesi che noi siamo sempre abituati a vederli biondi, bianchi, però ecco, questo è il mondo che si evolve, che diventa globale e che non ci sono più separazioni. Quando uno diventa cittadino di una nazione, ne fa parte a tutti gli effetti, anche dello sport. Cosa significa per lei, in quanto presidente del CONI, sapere che 8 atleti parteciperanno a Londra e che quindi porteranno alto il nome di terra di lavoro? Ma tutti fanno dei programmi che sono dettati dai loro direttori tecnici, quindi ci sono dei raduni, ciclicamente si fanno dei raduni, ci sono delle gare che sono state programmate proprio per testare gli atleti, e questo vale in tutte le specialità, anche il pugilato che è in ritiro tra Assisi e Perugia, dove c'è il centro federale, il judo che è a Ostia, la pallanuoto lo stesso che sta tra Roma e Anzio, dove sono i centri federali, quindi il tiro a volo anche è in giro per manifestazioni, per tornei che servono a collaudare. Poi fanno attività fisica anche nei centri federali, perché si devono anche preparare dal punto di vista fisico, stare al meglio della condizione fisica. Poi faranno un ultimo weekend a casa, poi magari c'è tutta la scaletta delle varie partenze che sono previste anche in base alle gare, alle date delle gare, perché sappiamo che le Olimpiadi si inaugurano a Londra il 27 luglio e si completano il 12 agosto. È chiaro che alcuni atleti che gareggiano verso il 6-7 agosto non vanno 15 giorni prima a Londra, anche perché dall'Italia all'Inghilterra ci stanno 2 ore di aereo, quindi 2 o 3 ore di aereo, quindi non è che è difficile, è meglio rimanere magari nei propri centri federali e arrivare 3-4 giorni prima della gara, quindi non tutti partono prima del 27 luglio. Un messaggio di incoraggiamento ai suoi ragazzi. Ma io ho già detto che il fatto che 8 casertani più uno si siano qualificati all'Olimpiade e alla Paralimpiade di Roma è già una vittoria per noi. Se poi dovessero conquistare una medaglia sarebbe veramente un trionfo, un fatto storico, ma noi abbiamo già vinto la nostra Olimpiade solo con la partecipazione record che abbiamo avuto e con quello che è la promozione che questo record dà nel mondo sportivo casertano, che sicuramente crescerà dopo questo grande apporto che ha dato alle Olimpiadi.